Tormento tra Eros e Thanatos nei temi privilegiati di questo artista. Loro un po' mi hanno accettato da tanti anni come insegnante perché il mio segno ricorda la loro scrittura, il modo di scrivere sulla tela proprio. Sandro Trotti in Cina è un pittore venerato, le sue lezioni e docente sono affollatissime. A Canton gli hanno dedicato un museo. Al Lijiang Art Museum di Jiangsu è in corso una sua mostra personale. Ho adoperato diverse modelle perché l'idea di Raffaello, quando scriveva Baldassarre Castiglione, per me per fare una cosa bella mi occorrono più belle, e io adopero più cose per cercare un rapporto e un ritmo armonico tra linea curva e linea retta. Eros e Thanatos, amore e morte, sono i temi che si intrecciano nei suoi lavori, che siano nudi di donne orientali o paesaggi, di Roma come di Venezia. L'erotismo è sempre presente, anche se non rivelato. Perché la cupola, l'invenzione dell'impero romano, la linea curva, è una forma erotica, ricorda un seno. E poi c'è Thanatos, sempre l'altare della patria. Le bricole sono simboli fallici, in contrapposizione alle gondole che trasportava durante la pestilenza i morti. Sandro Trotti è un pittore pittore, come avrebbe detto di sé Renzo Vespignani. Il pensiero, il sapere, va di pari passo con i movimenti del pennello. Pensa che Raffaello già diceva: l'ottimo pittore non dipinge ciò che la natura ha fatto, ma ciò che ella non ha fatto.